In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarno, insegnava, ed erano stupiti del suo insegnamento, ed infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro, e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da me, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità? Comanda persino agli spiriti impuri e li obbediscono». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Dopo la chiamata dei primi quattro apostoli, Gesù andò in loro compagnia a Cafarnao ed, essendo giorno di sabato, entrò nella sinagoga e cominciò a insegnare. La gente di Cafarnao è stupita nell'ascoltarlo, perché si trova di fronte a un insegnamento veramente nuovo. Era giunta la pienezza dei tempi e Dio non parlava più per intermediari, ma attraverso il suo stesso Figlio. Questi insegnava come nessun altro aveva insegnato. Gesù, difatti, non parlava con l'autorità di un vicario, ma con la propria autorità. I profeti, nel predicare, cominciavano sempre così: «Questo dice il Signore». Invece Gesù afferma: «Avete inteso che fu detto agli antichi, ma io vi dico». Egli spiega i misteri di Dio con semplicità e autorità, perché parla di ciò che sa e testimonia quello che ha visto. Anche gli scribi, commenta San Beda, insegnavano al popolo le cose che erano scritte in Mosè, ma Gesù predicava al popolo come Dio e Signore dello stesso Mosè. Quella stessa autorità che Gesù ha manifestato nell'insegnamento appare anche nelle opere. Il Signore agisce unicamente per sua volontà, senza aver bisogno di invocazioni e scongiuri molteplici. Le parole e le azioni di Gesù fanno trasparire qualche cosa di più alto, un potere divino che riempie di ammirazione e di timore quelli che lo ascoltano e ne vedono le opere. I Vangeli presentano numerosi racconti di guarigioni miracolose. Tra di esse emergono quelle di alcuni indemoniati. La vittoria sullo spirito immondo, epiteto col quale si indicava normalmente il demonio, è chiaro segno che è giunta la salvezza divina. Gesù, vincendo il maligno, si rivela come il Messia, come il Salvatore, come con potere superiore a quello dei demoni. Nel corso di tutto il Vangelo è posta in luce la lotta continua e vittoriosa del Signore contro il demonio. L'opposizione del demonio a Gesù appare ogni volta più manifesta, è subdola e dissimulata nel deserto, aperta e violenta negli indemoniati, assoluta e radicale durante la passione, che allora è l'impero delle tenebre. Anche la vittoria di Gesù è ogni volta più luminosa, fino al trionfo totale nella sua risurrezione. La pagina del Vangelo di oggi ci presenta una scena che si svolge nella sinagoga di Cafarnao: la guarigione di un uomo indemoniato. Un uomo
vi era un uomo posseduto da un spirito impuro e cominciò a gridare: «Che vuoi da noi, Gesù di Nazareth? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». Satana voleva sostituire alla fede che la divina parola suscitava nei cuori la fede nella propria parola. Voleva che avessero riconosciuto Gesù per Messia non per la testimonianza della divina verità, ma per la propria tenebrosa testimonianza. Per questo Gesù gli impose di tacere e gli comandò di lasciare l'infelice che tormentava. Il diavolo si mostrò per quello che era, quando abbandonò il poveretto che ossessionava. Egli infatti, dice il Vangelo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Gesù, cacciando Satana di piena autorità con una sola parola, «Taci, esci da lui», si manifestò re potentissimo, tanto che le folle rimasero stupefatte e piene di gioiosa ammirazione divulgarono il fatto per tutta la Galilea. Nel Vangelo si percepisce chiaramente l'affermazione nitida dell'esistenza del demonio. Non è un simbolo, è una persona realissima e orientata liberamente contro Dio. Egli è un essere pervertito e pervertitore. Anche oggi l'esistenza del demonio si percepisce da tantissimi indizi, non solo dalla possessione diabolica che esiste ed è verificabile, ma da tante assurde forme di schiavitù nelle quali l'uomo cade distruggendo la propria dignità. Come non accorgersi che tanta gente è posseduta da una forza misteriosa che la distrugge? Come non vedere l'esercito di schiavi che obbedisce agli ordini più umilianti che si possano dare a una creatura umana? E come non vedere anche la schiera di persone che si sono letteralmente consacrate alla violenza irrazionale, brutale, cieca, che per raggiungere uno scopo è disposta a colpire tutti e dovunque? Il vero credente prende sul serio il male, riconoscendo la presenza di Satana nella vita, ma soprattutto prende sul serio il bene, affidandosi a Cristo, vincitore di Satana. L'indemoniato liberato da Gesù nella sinagoga di Cafarnaum ci rappresenta tutti, non perché siamo posseduti dal demonio, ma perché tutti rischiamo di lasciarci condizionare dalle sue tentazioni. Perciò, riconoscendo umilmente le debolezze che ci impediscono di vivere coerentemente la nostra fede, lasciamoci liberare da Gesù. Perché il nostro Salvatore possa penetrare in noi e trasformarci, non limitiamoci ad ascoltare soltanto la sua parola. Distratti da troppe cose, essa non avrebbe modo di mettere radici profonde e la sua efficacia sarebbe molto limitata. Perciò facciamo posto ogni giorno alla parola di Dio, imitando in questo l'atteggiamento della Vergine Maria, che ascoltava con profonda umiltà e attenzione ogni parola che usciva dalla bocca di Gesù, la custodiva nel suo cuore e si impegnava a viverla nel concreto della sua esistenza. Sia lodato Gesù Cristo.